Quando vogliamo creare una versione budget di un deck competitivo come per esempio Snake Eye Fire King, bisogna rispettare secondo me almeno tre criteri. Bisogna che il deck sia consistente, bisogna che faccia più o meno le stesse cose che fa il deck nella sua versione più completa e più competitiva, e non bisogna spendere troppo per sostituire delle carte chiave, come per esempio in questo caso Bonfire, Wanted e la strega. Hello guys e bentornati in questo nuovo video in cui vi porto la decklist budget di Snake Eye Fire King. Siamo riusciti finalmente a portarla, non era possibile prima perché alcune carte chiave, su cui secondo me non si potevano fare compromessi, costavano troppo, appunto Poplar e la Promethean Princess, adesso costano meno della metà rispetto a prima e quindi ce l'abbiamo fatta. Tutta la decklist, tutto quello che vedete in questo deck, eccetto la roba che ho messo inside, che sono delle altre opzioni che potete giocare se l'avete, vi costa tutto circa 135-140 euro, invece di più di 700 euro per il deck completo. E la cosa più importante è che abbiamo speso solo 10 euro di carte, una decina di euro di carte, che poi dopo non andremo a utilizzare nella decklist completa se andiamo a upgradarlo, a migliorarlo piano piano, che sono la seconda original e poi la roba Super Heavy Samurai. Però a parte questo, il resto ce lo teniamo tutto, è tutta roba utile. Tra l'altro anche questa engine non è brutto averla, quindi forse solo i 4 euro di questa qui. Andiamo a vedere subito la decklist. Abbiamo 3 Fire King Avatar Kirin, un Arvada, un Ponix, un Garunix, un Santuario, un Island, uno Skybarn, che può essere anche il Circolo se volete, un Monster Reborn che mi piaceva come extender per il follow up, ma anche nel Mirror non è male, 3 Snake Eye Ash, 2 Poplar, un Hawk, un Flamberga, 2 Original, un 1-for-1, poi abbiamo 3 Motorbike, 3 Wakaushi, il Brick del Mazzo che è il Big Benkei, un Samurai sul Gaia Booster, poi abbiamo 12 Entrap, siamo andati per 3 Ash, 3 Veiler, 3 Ghost Mourner e 3 Nibiru. Ovviamente non possiamo giocare in Permanence in questo deck, perché se attiviamo delle Maceo Trappola non possiamo più, se abbiamo delle Maceo Trappola nel cimitero non possiamo più attivare i nostri Samurai super pesanti. Di extra deck abbiamo la nostra Flame Banshee, che è appunto il modo in cui arriviamo il nostro sostituto di Bonfire, di Wanted, eccetera. Ci arriviamo facendo tramite l'engine Super Heavy Samurai, che ci fa questo Xyz rango 4 generico senza utilizzare Normal Summon, e quindi abbiamo questo. Abbiamo anche altri due Xyz se ci fanno Shifter, roba varia, sempre rango 4, quindi Dweller o Baguska per esempio. Abbiamo anche un Linkuribo, un Nightmare Phoenix che secondo me è obbligatorio in questa, nella versione più budget, perché appunto non giochiamo SP Little Knight e quindi ci serve qualcosa per togliere eventuali Floodgate, Dark Ita, Salite Wolf, Mascherena che facciamo di meno in questa versione sempre per l'assenza di SP, Unicorn che è il sostituto di SP Tall Knight, la Promethean Princess, It's All, la Pollusa che faremo spessissimo, e c'è anche Regime Phoenix. Se nel budget riesce a rientrare questo, mi rifiuto di fare una lista Snake Eye Fire King senza Regime Phoenix, perché l'OTK è troppo forte, non possiamo rinunciare all'OTK di Salino Ingrid e Regime Phoenix. Ovviamente il World Sea Dragon Zelantis, secondo me ragazzi è una buona decklist. Ci potete giocare anche Barone e Axel Synchron, che potete fare con la roba Super Heavy Samurai se avete già accesso a Snake Eye Ash per esempio. Potete giocare il Savage, potete giocare anche Garunix, SP ovviamente se ce l'avete buttatelo subito dentro, e anche l'Underworld Goddess è un'altra opzione. Però anche così il deck secondo me è molto 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 buono. Andiamo a vedere adesso la One Card Combo, che può iniziare sia con la Motorbike che con il Wakaushi. È uguale, semplicemente passiamo prima per la Motorbike, ma è la stessa cosa. Quindi andiamo con Wakaushi, attiviamo l'effetto Wakaushi, mettiamo nella nostra Pendulum Zone il Samurai Benkei, lui si evoca, Benkei ci va aggiungere il nostro Soul Gaia Booster, Soul Gaia dalla mano lo equipaggiamo sul nostro Wakaushi, si equippa, poi lo disequipaggiamo per evocarlo special, facciamo Xyz rango 4 e facciamo la nostra Primal Banshee. Attiviamo l'effetto, ci aggiungiamo Snake Eye Ash, normal Snake Eye Ash, e qui facciamo la combo classica Snake Eye Fire King. Io andrei per quella più consistente, quindi aggiungiamo Poplar, Poplar si evoca, effetto di Poplar su evocazione, ci aggiunge l'original. Io andrei per la combo per Apollusa, perché con questa versione siamo un pochino più vulnerabili alle entrap, quindi attiviamo l'effetto di Ash, evochiamo Hawk, c'è link 1 Hawk, c'è link 2 Poplar, Poplar si equipaggia, Hawk riporna Ash, attiviamo l'effetto di Hawk, mandiamo se stesso e Poplar per evocare Flamberga, effetto qua subito di Flamberga, ci equipaggiamo il Soul Gaia Booster,
cioè ce lo equipaggiamo, ce lo mettiamo nella spell trap zone con effetto di Flamberga, così abbiamo qualcosa da mandare. Link 2, facciamo Salet Wolf, effetto di Flamberga, reportiamo 2. Qua possiamo aggiungere adesso i Salet Wolf, aggiungiamo un fuoco, possiamo aggiungere Hawk. Se abbiamo per esempio un altro fuoco in mano, ci possiamo tenere direttamente Hawk in mano. Questa combo la facciamo come se non avessimo un altro fuoco in mano. Poi qua facciamo Link 1, Link Uribo, Link 3, facciamo Itzol, paghiamo 1000 e peschiamo una carta. Qui ho pescato Onyx, facciamo finta abbiamo pescato un'altra carta, ma tanto è uguale, cioè è solo per avere una pescata in più. Possiamo evocarlo Onyx alla mano con Original senza problemi. Facciamo Link 4 e ci portiamo giù questa bollusa con due neghette. Adesso siamo protetti a qualsiasi entra. Qua possiamo fare l'Original, mandiamo il nostro Soul Gaia Booster. Vi ricordo che non potete mandare i Pendulum dal terreno al cimitero con una carta del genere di cost, non potete farlo. Attiviamo l'effetto Iponix sull'evocazione, ci aggiungiamo il Farking Sanctuary, attiviamo il Santuario, portiamo la Farking Island, effetto Farking Island, ci struggiamo dalla mano Snake Eye Hawk e aggiungiamo Garunix. Se avevamo un altro fuoco ci potevamo tenere Hawk come follow up per dopo. Effetto Garunix che si evoca, effetto Garunix sulla Summon, c'è Link 2 qui, adesso abbiamo un body aggiuntivo, quindi potremmo anche... potremmo anche non fare questo body. Potevamo direttamente rompere questo anziché rompere questo. Però faccio la combo completa in cui metto più interruzioni possibili a terra. Quindi attiviamo effetto Garunix. Se c'è Link 2 facciamo da cimitero il Link Uribo per rievocarsi. Distruggiamo Arvada. Effetto di Arvada che ci rievoca il Ponix. E qui poi facciamo Link 3. Tiriamo giù la Promethean. Effetto di Promethean. Ci rievochiamo Flamberga. Link 4 con Promethean e la Banshee e facciamo il nostro Regin Phoenix. Qua facciamo di nuovo Link 4 e facciamo Zelantis. Così nel turno dell'avversario abbiamo parecchie interruzioni, abbiamo due neghette di Apollusa, abbiamo tra l'altro quando lui evoca qualcosa possiamo evocare la Promethean, non andiamo sotto Super Poi tra l'altro, evochiamo Promethean e qui possiamo rievocare i Flamberga, quindi rievochiamo due. Sempre c'è il Link 1, c'è il Link 2, ci setappiamo il follow up, quindi ci aggiungiamo la rapida che giochiamo, in questo caso quella distrugge. Qua poi ci siamo riempiti le zone, però dipende come volete incatenare le cose, potete anche non rievocare di Hawk e semplicemente raggiungere in mano Ponix. Insomma, potete inventare varie cose. E poi qui abbiamo, se entra in battle l'avversario, possiamo distruggere fino a 3 carte, perché era collincato con... erano 3 mostri collincati, possiamo distruggerci anche per esempio... delle carte nostre, se vogliamo. Adesso mi libero le zone per farvi vedere che le interruzioni non sono ancora finite, perché appena viene distrutto un fuoco possiamo rievocare Garunix. Garunix rompe la Kirin da deck e Kirin reborna Arvada che poi distrugge un'altra carta sul terreno. E poi abbiamo il neghette di Arvada, insomma abbiamo un sacco di negate, robe varie. Non abbiamo in questo caso Mascherena con SP, però siamo protetti a tante entrap e con una board del genere è difficile che l'avversario riesca a fare qualcosa. E poi abbiamo il follow up da cimitero comunque, in cui abbiamo l'original per dopo. Tra l'altro se ci togliamo l'original possiamo riattivare di nuovo i vari effetti dei samurai super pesanti. E voi mi direte, ma The Game, ma se tu c'hai già Snake Eye Ash, che ci fai con questo Wakaushi? Lo puoi fare anche dopo Wakaushi. Adesso facciamo la stessa combo di prima praticamente, però partiamo con Snake Eye Ash, quindi ancora non utilizziamo i nostri samurai super pesanti. La faccio vedere velocemente perché tanto già la sapete. Quella è prima. Oh, che solite robe. Sì, evoco. Facciamo Flamberga. Di nuovo Flamberga si mette a spell trap zone un mostro. Di nuovo così. Riaggiungiamo in mano, qua possiamo raggiungere Flamberga, non è importante. Di nuovo peschiamo una carta, qua mi pare pesco che sia un... ho pescato un Firking, l'ho rimesso sotto perché sennò la combo diventa ancora più forte. Ma io preferisco farla vedere così, senza pescare, senza avere accesso a Firking. Abbiamo fatto la nostra bollusa. Adesso, prima di fare la nostra Original, facciamo l'effetto dei samurai super pesanti, perché non abbiamo ancora Magia o Trappola nel cimitero. Facciamo la stessa combo di prima, praticamente, quindi... sempre riprendiamo lo stesso tizio, lo equipaggiamo, lo evochiamo e ci abbiamo il pezzo qui. Adesso una volta l'abbiamo evocato possiamo aspettare per vedere, per decidere male alla fine quello che vogliamo fare con questo. Facciamo la nostra classica combo di Fire King, quindi distruggiamo fuoco alla mano, evochiamo Garunix, ci abbiamo un po' di meno qui perché ci vogliamo tenere l'Exis, però va bene, semplicemente non ci abbiamo quel body in più, facciamo Link 4 e ci fermiamo qui.
E qua possiamo decidere che Xyz 4 fare. Possiamo fare Dweller, se siamo contro, per esempio, Snake Eyes, Snake Eyes Arching, Tear, robe varie, può essere comodo. Oppure, addirittura, possiamo scegliere di fare Baguska. Perché qua abbiamo solo Link sul terreno, Baguska in difesa, cioè siamo contro Flander, siamo contro anche contro Despia volendo questa roba qui. Fare un Baguska alla fine della combo con questi due negate, con le varie interruzioni, cioè abbiamo comunque Promethean che entra rompendo questo, che poi fa rientrare Garunix che rompe, il turno dopo poi abbiamo follow up original. Insomma, abbiamo tanta roba. Il deck è davvero davvero forte, soffre un pochino di più le entrap ovviamente e avete un po' di carte morte dopo che avete fatto la vostra combo. Però la combo è forte, avete anche qualcosina in più ogni tanto perché supportare una board del genere con un Dweller o un Baguska fa davvero davvero male. Quindi secondo me è un deck budget che vale la pena giocare. Ma fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa decklist budget, mi raccomando ragazzi. Like, iscrivetevi, comprate a Fantasia ragazzi i nuovi box che sono stati appena messi in offerta, quindi vi lascio il link in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Bye bye guys.